Passiamo invece ora alla terza ed ultima fase, la fase di picchettamenti sull'antiproblema. La sequenza delle azioni della fase 3 è quasi uguale alla sequenza delle azioni della fase 2. La fondamentale differenza è quella di restare concentrati, invece che sul problema, sulla sua soluzione. Ecco la sequenza. Si parte dalla focalizzazione, questa volta sull'antiproblema. Questo punto è praticamente il contrario della focalizzazione sul problema. Si crea poi una frase motivante e positiva, molto simile a quella creata nella fase di dichiarazione del problema e delle sue caratteristiche. Creata la frase promemoria, la si ripete mentre ci si picchietta su tutti i punti che sono stati utilizzati alla fase numero 2, quella dei picchiettamenti sul problema. Alla fine di tutto si valutano i cambiamenti. E se non ci sono stati miglioramenti, si prende in considerazione l'inizio di un nuovo ciclo partendo dalla fase 1. Ecco i vari passaggi dei picchiettamenti sull'antiproblema. Punto 1. Focalizzazione su antiproblema. Crea un'immagine mentale, tipo quella della focalizzazione sul problema. Come però ti ho già detto, al contrario. Deve essere positiva, motivante e che ti fa stare bene solo a pensarci. Per aiutarti, rispondi a queste domande. Come ti sentiresti ad aver già risolto il problema? Cosa proveresti se domani mattina, alzandoti dal letto, scoprissi che il problema non c'è più? Aggiungi anche qui particolari all'immagine. Rendila sempre più reale. Come se fosse reale già adesso. Usa come prima il trucco di sentire le sensazioni. Quindi, dove senti la sensazione positiva che proveresti se il problema fosse già sparito? Si muove questa sensazione? E come si muove? Che tipo di movimento ha? Su e giù? Destra a sinistra? Ruota in senso orario, antiorario? Si muove da dentro a fuori o da fuori a dentro? Adesso che ti sei focalizzato o focalizzata, fai come prima. Ti crei una frase motivante e positiva. Scrivila, tienila a mente, come preferisci. Creala come hai fatto con la frase promemoria sul problema. Ricorda che questa frase deve rispondere a delle domande, tipo quelle che abbiamo appena fatto. Come ti sentiresti ad aver già risolto il problema? Cosa proveresti se fosse già risolto? La frase sarà così strutturata. Ho questo, nome dell'antiproblema, che mi fa stare, ed elenca le maggiori caratteristiche che vedresti nella tua vita o sentiresti sul corpo se il problema fosse già risolto adesso. Prendendo l'esempio del problema sul mal di testa di prima, una frase dell'antiproblema potrebbe essere ad esempio: ho questa pace e tranquillità che sento nel petto, che si muove da dentro a fuori, la sento che mi riscalda e che mi circola in tutto il corpo e che mi fa sentire sempre più leggero e affabile con chiunque. Dopo aver creato la frase promemoria positiva, iniziamo la sequenza di picchiettamenti utilizzando però la frase appena creata. Quindi, mentre ripetiamo la frase promemoria antiproblema, ci picchiettiamo tutti i punti delle sequenze del viso, del corpo e della mano. Come nella fase 2, restiamo sempre concentrati sulle sensazioni che proviamo, solo che in questa fase meglio ci si sente e meglio è. Alla fine di tutte le sequenze dei picchiettamenti, siamo arrivati al punto di valutare se effettivamente ci sono stati dei miglioramenti. Quindi, come nella fase della preparazione, stimiamo un'altra volta l'intensità del problema da 0 a 10 e notiamo qualsiasi tipo di cambiamento o di pensiero nuovo è arrivato nei confronti del problema. Per pensiero nuovo intendo qualche tipo di nuova consapevolezza o una soluzione che può essere venuta in mente per risolvere il problema o per affrontarlo in modo differente rispetto a prima. Fatto ciò, valutiamo le modifiche e se siamo arrivati a zero di intensità, cioè assenza del problema, ci fermiamo e abbiamo finito. Se invece l'intensità del problema è solo diminuita, allora ricominciamo tutto il ciclo dalla fase numero 1, finché non arrivi a misurare l'intensità del problema uguale a 0. Se invece il problema aumenta oppure non cambia,
è necessario ripetere tutte e tre le sequenze dall'inizio e magari aggiungere le procedure extra. Con un po' di esperienza ti accorgerai che questa eventualità è abbastanza rara. EFT infatti funziona quasi in tutti i casi. Sui casi in cui non vi sono cambiamenti o vi sono aumenti dell'intensità del problema, non è che EFT non funzioni, è solo che c'è bisogno di una diversa strategia per trattare il problema, utilizzando magari una frase di setup diversa o scavando più in profondità sulle sensazioni che si provano. Questo perché è molto probabile che le sensazioni su cui si è lavorato con EFT fino a questo punto non siano l'origine del problema, ma che il problema sia originato da un'altra cosa che è nascosta dall'inversione energetica. Come ho già detto però, per comprendere bene l'inversione energetica è necessaria anche una buona dose di esperienza. Per cui se ti capitano dei casi difficili dove l'intensità del problema resta costante oppure addirittura aumenta, puoi farti aiutare da un operatore esperto che può avere maggiore abilità nel sciogliere questi blocchi. Siamo arrivati alla conclusione di questo video introduttivo sulla tecnica di autoaiuto chiamata EFT. Ricapitoliamo cosa abbiamo imparato. EFT è una tecnica di autoaiuto, quindi si può svolgere in completa autonomia. È vero che si ottengono più risultati se si è seguiti da un operatore esperto, ma i risultati arrivano anche se si è agli inizi. E i casi in cui è necessario rivolgersi per forza a un operatore sono rari, a meno che non si vogliono trattare problemi molto gravi. Abbiamo imparato poi che EFT si esegue in tre fasi. La prima, la preparazione, che ha lo scopo di eliminare l'inversione energetica. La seconda, il giro di picchiettamenti sul problema, dove si inizia con la pratica a trattare il problema picchiettandosi su determinati punti del corpo mentre si ripete la frase promemoria che ci tiene concentrati sul problema. E infine, terza e ultima fase, giro di picchiettamenti sull'antiproblema, dove anche qui ci si picchietta sul corpo, esattamente negli stessi punti dove ci si è picchiettati alla fase 2, ma restando concentrati sulla soluzione del problema, ripetendo però la frase promemoria dell'antiproblema. Hai appena visto il video introduttivo sulla tecnica di autoaiuto utilizzata nel metodo antidieta. Per riferimenti e informazioni, www.anti-dieta.info, sito divulgativo del metodo di dimagrimento alternativo che non prevede né diete né esercizio fisico. Antidieta, dimagrisci cambiando il modo di mangiare, non quello che mangi.